Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo video, ma prima di cominciare, sigla. Zombie apocalypse. Io sono Fortuna, siete sul canale di Fortuna Official in Makeup. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da avere una notifica quando un mio video sarà online. Bene, oggi nuovo video sui profumi. Vi faccio vedere un'altra parte, diciamo, dei miei profumi acquistati in questo periodo. Quindi direi di partire subito. Allora, la prima tappa da Eurospin, dove appunto Eurospin ha una vasta di quantità di prodotti, tra cui anche profumi, i quali sono anche di dupe. Sono venuta a conoscenza tramite le mie amiche che questi profumi sono di dupe, quindi come non prenderli alla somma di 3,49 euro, 4 euro, non mi ricordo, perché erano anche in offerta. Ovviamente sto parlando dei profumi di Fior di Magnolia. Il primo che vi faccio vedere è Fabulous Flower, eccolo qui, che praticamente questo qui si sente tantissimo la citronella, limone, un po' di citronella. Comunque vi farò un video a parte per farvi sapere come li trovo e come magari qualche nota un po' più che magari, ecco, adesso mi può sfuggire. Comunque questo è fatto così, una boccetta veramente semplicissima e carinissima. L'altro che vi faccio vedere è questo qua, sempre Fior di Magnola, sempre Fior di Magnolia, Rose Touch, che praticamente ha la stessa identica boccetta, solo che all'interno il profumo è un rosa tenue, fatto quasi così, ecco, così, fatto così. E infine il Pur Charm, sempre ovviamente di Fior di Magnolia, ed è questo qui. L'ultimo che vi faccio vedere per quanto riguarda l'Eurospin è questo qui, Wonder, che anche questo ho saputo che è un dupe, la boccetta assomiglia tantissimo a quella che fa anche l'erbolario, perché è fatta così, molto molto bella. Qui ha una rosa, non so se si riesce a vedere il rilievo, è buonissimo ragazzi, è buonissimo. Continuando, ho preso due profumi al Lidl, perché comunque anche al Lidl ci sono dei profumi che a 4,90 euro, 5 euro, cioè ragazzi non si può non prenderli. E quindi ho preso questo qui, che c'è anche nella versione col blu, infatti io anche quello ho sentito, però non ce n'erano più, c'era solo il tester. Devo ritornare a vedere se lo riesco a trovare, perché questo dice sì dupe di La Vie Belle, quello di Lancôme, eccolo qui, e voglio andare a prendere quello blu, perché quello blu ho sentito le note e praticamente sono molto, sono delle note molto, molto fruttate, però lo voglio prendere lo stesso, mi piace, lo voglio tenere qua. Poi ho preso questo qui, che vi faccio vedere come si presenta, molto semplice, così come boccettina, come boccettina così, molto semplice, ed è veramente molto bello anche questo, buonissimo ragazze. Anche questo ha 4,90 euro e sono delle confezioni da 50 ml. Anche l'altro, io dico che 5 euro per 50 ml, non saranno profumi di alta profumeria,
che comunque sono profumi che dovranno essere spruzzati più di una volta al giorno, poi dipende sempre dal pH naturale della pelle e in base a quello uno si regola. Quindi questo qua da Lidl. Ecco, questo è tutto ragazze, io spero di esservi stata di aiuto, spero di avervi fatto un po' di compagnia, spero che il mio video vi sia piaciuto, spero che i miei profumi vi siano piaciuti. Video sui profumi non finiscono qui, sicuramente ci saranno altri video per quanto riguarda le nuovi acquisti sui profumi. E quindi io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella e lasciarmi un like al video. Condividete il video e io vi mando un bacione grande. Noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao!